2-5 della polizia. Buongiorno, una Alfa Matta sempre dell'esercito. Energia verde. Buongiorno. Ecco le prime OM e OM quest'anno, la OM è la regina della Repubblica, perché ricorda la prima edizione del 1927, vinta da una OM superba, la casa bresciana. Altri equipaggi delle forze armate, abbiamo una campagnola AR-59, se non sbaglio. Ho già la sbagliata, AR-51? Con
Salvini Lopez. Alla guida un'altra persona che ha una magnifica, una delle più belle di quelle che sono presenti, è la numero 127, è una 8C 2009 Monticella del 1936, è seguita dalla... Due parole per il pubblico. Bellissima gara, stupendo il tempo, bellissime le ragazze. Ok, la numero 34 è la Chrysler 72 Sport di Mario Passante e Raffaella De Alessandrini. Una parola per il pubblico. Beh, ci stiamo divertendo. Allora, è buon divertimento, non per il porto a voi. Ed ecco un'altra delle vetture impegnate nella gara di contorno della sua parte. Mi state prendendo di problemi? Sicuramente fa senso di resistenza. Ok, porta giù il contesto. Nella Coppa delle Dame pensate di riuscire a vincere? Salve! Il numero 64 è una Chrysler 75 dell'equipaggio metà spagnolo e metà americano Villanova Hill, è una vettura del 1929 e ha un coefficiente. Di Marco Gatte e Eugenio Piccinelli, poi una sfilata, la numero 36, una lancia, i cavalli 38, una lancia 521, poi abbiamo la numero 50, sono due concorrenti giapponesi con la Bugatti Type 40, un'altra Bugatti è la numero 35 dell'equipaggio italiano, e credo che la numero 38 di un equipaggio italiano Meneghini Gommi e una Fiat la numero 75. Due parole per il pubblico. Siamo molto contenti, una giornata meravigliosa e giochiamo sempre bene. Ok, buon caduto e buona ferina e naturalmente numero 47 Carlo Tertoni è alla numero 47 con la Amica, un Alfa Romeo la numero 56, i due componenti argentini Lopez, alla guida un Alfa Romeo una delle più belle di quelle che sono state.